Bella a tutti ragazzi, qua il vostro The Gladiator 92. Dovrei essere riuscito a risolvere i problemi, dei problemi che avevo qui con il computer. Si era bloccato veramente tutto quanto sfiga all'ultimo minuto, ragazzi. Siamo pronti, come potete vedere qui, sono entrati tutti quanti. Abbiamo i Complexity contro gli Unreal, anche se di Unreal mi sembra che ci sono soltanto due persone. E vediamo un po' cosa combineranno. Qua A intanto risolvere i cominciano già a problemi uscire senza dei neanche problemi che avevo aver qui iniziato con la il computer. Si era partita. bloccato veramente tutto quanto sfiga Siamo in all'ultimo diretta minuto, con ragazzi. Complexity contro Siamo Real. Ti pronti, stavo come potete dicendo vedere prima perché qui riuscivo a sono entrati sentire tutti quanti. un Abbiamo i briciolo quello che Complexity stavo contro gli dicendo, in Unreal, anche se quanto di Unreal mi si era sembra che bloccato ci tutto sono quanto che soltanto gli due Unreal sono persone. una multigaming da poco E creata vediamo e un avevo po' fatto gli cosa auguri a combinerò loro a appena risolvere i sperando problemi uscire che senza vada neanche molto molto bene bene qui per con il quanto computer. Si era bloccato veramente tutto riguarda quanto. quanto riguardano i loro progetti, mentre i Complexity sono un team Misterioso, misterioso, chiamiamolo così, in quanto sono da poco nati e vogliono buttarsi subito nel deserto e vedere di che livello sono fatti. L'avevo chiamati i 3M, in quanto c'era Matti, Mickey e Mark, se non erro, insomma, tre nomi che iniziano con la M. La prima partita, quindi partiamo qui direttamente dagli ottavi, si giocherà un postazione su Biolab. Il cerca di distruggi verrà fatto su Detroit e poi come terza mappa c'è un cattura la bandiera su Ashend. Ashend, l'ho detto bene ragazzi, non lo so, mi è sfuggita, mi era partita la D, mi era partita qua, non so cosa stanno ancora aspettando. L'ultimo giocatore, se non sbaglio, è quello dei Complexity che manca. E, che dire, questo torneo ha 16 squadre. Sì, squadre, come stavo dicendo prima, sono gli X-FOV, gli AK-Fusion, gli Apocalypse, gli Immortals, i Lone Wolves, i Top Secret, 4 team di Nexus Gaming, Ground Zero, gli Electri, gli Element e Blackout. Ma qua stiamo partendo, ragazzi, stiamo partendo il Biolab, il Biolab, la postazione, ragazzi, siamo andati alla postazione e cominceremo subito a vedere. Partiamo da un team a caso, dai Complexity, vediamo come si butteranno dentro la postazione, vediamo un po'. Allora, siamo nei Complexity, ragazzi. Posso anche dire che è il mio primo streaming, quindi non so bene come. Ma tutti quanti su una squadra, complimenti. Hanno sbagliato la posizione. Perfetto, stanno partendo. Abbiamo la mappa a sinistra, qua è troppo bella, ragazzi. Dai, dai. Devo posizionare su Matti. Matti prova a far esplodere subito la così chiamata Ebola, ma non riesce a uccidere il suo avversario. Eccolo qua, ci riesce dopo, ma subito la kill da parte degli Ureal. Abbiamo la contesa, andiamo su Archangel. Eccolo qua, la difende alla grande. La difende alla grande. Oddio, piovono granate dentro il verde. Oppla, l'ho ucciso. Postazione di nessuno, la postazione di nessuno. Ci si butta Andre. Ci si butta Andre, eccolo qui. La difende da uno. Oddio, mamma mia, prova un jump shot, non riesce. Matti prova la contesa, anzi la difende, grandissimo Matti. Dove va? Va via. La contesa la lascia Mickey con Shore. Andiamo dalla parte degli Urrea. Niente, Shore è morto subito. Archangel dentro la postazione. Oppela. La difende meravigliosamente con questa arma. Ragazzi, questa è la mitraglietta, penso la più forte del gioco. Nel frattempo stanno rotando tutti quanti. Andiamo da Andre con 4 kill e 2 morti. 5 kill e 2 morti subito. Buona così, va sulla neve. Si ributta dentro, sono in due dentro la postazione. Attenzione, oddio, Andre, attenzione. Andre vuole ammazzare tutti. Non gli passano i nemici, ma anche gli amici. Vediamo qua. Mamma mia, ragazzi, vola sopra il tetto, Andre. Oppela. Grandissimi Real. Stanno mantenendo questa postazione. Devono fare la rimontata. 32 a 22. Si avvicina al pareggio. Niente. Oppela. Slug invece sì. Slug la tiene. Eccola qua. Ho fatto tempo a parlare, Slug muore subito, ma è sempre degli Unreal. Complimenti. 31, 32, c'è il pareggio. E si parte in contropiede per gli Unreal. Nel frattempo hanno già girato gli altri, i Complexity. Andiamo a vedere Matti. Dove si posizioneranno? Ognuno in un angolo. Intanto Matti gli piace sbattere addosso i muri. Niente, ha deciso di andare fuori. Boom, e ne becca subito uno. Oppela, non riesce a uscire da.
Cousins, e al contrario non riesce a entrare perché Mark riesce a fare una gran kill. 3 dentro la postazione, ragazzi, forse un numero eccessivo, però in questa postazione, questa qua è una delle più importanti del, per quanto riguarda Biolab, in quanto ci sono sì parecchie entrate, ma è molto angolata, molto rifilata come postazione. Nel frattempo c'è la contesa tra Slux e Miki. Miki muore ed entrano gli Unreal, eccoli qua. Subito contesa, ragazzi, è una partita mozzafiato, ragazzi, c'è una contesa, si perde, si vince la postazione, ma eccola qua, non fai tempo a fare 2 kill che vai fuori e lasci la postazione ai propri, ai loro avversari. Ora Slug rimane dentro perché gli altri stanno girando, perché mancano 10 secondi al cambio postazione. Intanto stanno lottando, io li voglio andare a vedere, vediamo gli Unreal, l'attacco degli Unreal che stavano facendo un bombardamento qui sopra il balconcino di verde. Nel frattempo chi ha piazzato la torretta? Penso Fusi dovrebbe aver piazzato la torretta in modo strategico, ma non troppo, ragazzi, secondo me l'ha sbagliata, ma continua a fare kill su kill. 16-17, vola, ragazzi, vola, e niente da fare, vola e muore. Andiamo a vedere chi deve mantenere questa postazione. Andre che muore subito. Niente da fare. Velocissima la partita. Velocissima. Piovono granate. Piovono granate peggio dei meteoriti sulla luna. Quindi gli Unreal conquistano la postazione e vanno, penso, in netto vantaggio. 40 punti sopra. I complessi devono darsi una svegliata, devono ritornare come sono stati alla partenza. Nel frattempo la torretta robot finisce, girano perché mancano 5 secondi. Andiamo a vedere chi sta già dentro, ci prova a entrare Miki, niente, chi l'ammazza? Andre. Vediamo qua, Andre conquista la prova, mamma mia, dopo aver conquistato la postazione la mantiene pure, la sta contendendo in attesa dei propri compagni. Ma fa tutto lui, Andre, ragazzi, fa tutto lui. 18-10. 18 kill per lui, 18 kill per lui, ma c'ha anche Fusi dentro con 23, oppela, attenzione, rischia la morte Fusi, insegue il proprio avversario, sparisce l'avversario, non so come, Marco Casanova ci sarebbe riuscito, e niente, ancora di Unreal, ragazzi, tengono bene le postazioni di Unreal, in 4 tutti dentro, voglio vedere come ci vuole Hitler per entrare qui dentro. Contesa, abbiamo parlato, Mark fa la prima kill, fa la seconda kill, andiamo a vedere Mark che si merita, ecco il primo piano ed è morto. Allora qui stiamo in short, siamo una visuale in short, mancano 6 secondi, hanno già girato tutti quanti eccetto i nostri Unreal. Eccola, se i complexi riescono a posizionarsi bene, penso possano fare una leggera rimonta su questa postazione. Allora, in viola che ci si butta? Mark, niente, ha provato a pusharmi, penso inutilmente, ed è morto. Ora abbiamo Matti Archangel dentro la ventola. Dentro la ventola, attenzione, arrivano le granate, come al solito. Boom, mamma mia, esplode. Quadrupla di team, ragazzi. E Slugs l'unico rimasto in postazione. Forse gli Unreal riescono a mantenere meglio la postazione proprio per questo motivo. Ci lasciano una persona e gli altri 3 a fare Slayer fuori a mantenere la postazione, come potete vedere. Ora c'è entrato anche Short, ma penso stia scappando dal proprio avversario. Ecco la Short che stanna, distrugge tutti quanti. Oppela, salta, spara. Oddio, ragazzi, stannatissimo. Vediamo chi entra. Non entra nessuno, sono tutti morti. È incredibile! Andiamo a vedere Miki. Stanno nascendo molto lontano. Non è che stanno nascendo, c'è il cambio di postazione, eccola qua, grandissimo Mark. Prova a risollevare gli animi della squadra, ma non riesce perché muore subito dopo. Stanno arrivando in vagonata gli Unreal. Stanno arrivando in vagonata, ecco qua Slums. Tiene la postazione anche da stannare, ragazzi. Gli arrivano da giallo. Zitto Slug, ragazzi, in serie di 7. Non so se lui aveva la torretta robot. Eccola, gliel'ho tirata come al solito. I complexi rientrano dentro. Speriamo che mantengano la posizione. Niente da fare. Come al solito, la grandissima pioggia di granate stordisce questo team neo nel competitive. Complexi di. Non so. Andiamo a vedere Slug che la mantiene. No, Fusi con 32 kill. Vediamo un po' se prima della fine della partita, manca veramente poco, riuscirà a fare almeno una quarantina di kill.
intanto Matti mantiene la postazione negli ultimi secondi e nel cambio della postazione c'è già Shock dentro. Altra ragazzi, provano a mantenere, gliene arrivano tre addosso, sono tre addosso e uno lo fa fuori, uno ci pensa i compagni, potenziamo 1v2 lì dentro. Short la mantiene, ma c'era un altro. Niente, ne sono arrivati in due. Andiamo da Fusi. Fusi e Andre stanno facendo una grande battaglia per chi arriverà secondo me a 40 kill. Vediamo un po'. Sono 32, 33, 17. Andre va in vantaggio con le kill, perché qua nella partita siamo quasi al termine, 98 a 243. Attenzione, mancano 5 punti. Mancano 5 punti, non la tengo, non voglio finirla. 4, 3. La contesa, c'è la contesa. Eccola qua. Complexity Miki è morto ed è finita la partita, ragazzi. Mamma mia, i complexi non sono riusciti a tenere questa pioggia di granate avanzata dagli Unreal, ragazzi, ma soprattutto hanno avuto gli Unreal questi due ragazzi veramente bravi, Pizza Andre e Fusi, che hanno giocato veramente veramente bene. Un radio quasi di 2, se non sbaglio. Ne hanno prese abbastanza. Quindi sono stati coloro che si sono anche buttati dentro le postazioni. E vediamo Andre che ne ha difese 8. Veramente, veramente grandioso, ragazzi. Veramente grandioso. Mentre i complexi non sono riusciti, ripeto, a mantenere una postazione. Eccetto la prima, purtroppo. Eccetto soltanto la prima. E niente, gli è andata male. Ora ci sarà. Andate, fatemi controllare, ragazzi, fatemi, tutto fatto in diretta, ragazzi. C'è un cerchio di studi su Detroit e io ho potuto provare in prima persona che i complexity sanno giocare abbastanza bene Detroit. Speriamo che non falliscano questa volta. Oppla, andiamo a partecipare, ecco, sono troppi, perché ripartecipano qui? Aspettiamo loro, giustamente. Niente, io l'unica persona che ho come amico è Mark però sta qui. Se Mark non si muove, non ci possiamo muovere neanche noi. Eccolo qui, è andato via Mark. Andiamo a vedere Mark, partecipiamo da lui. Lobby chiusa, va bene, abbiamo capito. Mark, ce la puoi fare, possiamo entrare. Niente, non possiamo entrare, impossibile partecipare alla sessione. Cominciamo bene. Intanto, ragazzi, intanto che aspettiamo qui, io vi mando in onda il tabellone in attesa del che mi inseriscano dentro la lobby. Eccoci qua, come possiamo notare abbiamo già gli NXG in force che battono 3-0 gli Electric. Intanto stiamo andando nella partita. Allora, eccoci qui su Detroit. Su Detroit siamo pronti a partire. Hanno dato il loro consenso. Vediamo un po' come si gestiranno i due team nel cerchio e distruggi, la modalità ormai giocata
di più da noi italiani. Ci stiamo spostando da poco nel deserto, ragazzi, soprattutto su PlayStation. Quindi se prima magari gli Unreal, puoi dire, erano leggermente più preparati, ora c'è un cerchio e distruggi dove non ci sono scuse. Speriamo per lo spettacolo che ci sia una bella vittoria dei Complexity, giusto per andare allo spareggio e goderci veramente l'adrenalinica e modalità del cattura la bandiera, ragazzi. Allora, ci buttiamo come consueto in attacco. Andiamo in attacco, ci sono gli Unreal. Vediamo Andre, andiamo in prima, proprio in prima persona su Andre, in quanto ha fatto una grandissima partita prima nel postazione. Allora, vediamo un po', si posiziona qui sopra, ne vede uno passare su B. Intanto l'attacco si concentra su B. Oh, pioggia di granate distante, colpa da parte di Complexity. La bomba ce l'ha Fusion, attenzione, vediamo cosa Fusi. Perché mi viene chiamato Fusion, non lo so. Aspetta i propri compagni per poi andare dentro la scuola. Oppela, ne prendono uno sopra l'Atlas bianco, il grandissimo Andre con lo sniper. Provano a fare un attacco in due, intanto Slug uccide e fa fuori anche Archangel. Granatina, doppia granatina per allontanare i propri avversari. Mentre Fusi va a piazzare la bomba. Andiamo, spostiamoci su Andre che va a dare il proprio... Madonna, ragazzi, facciamo in tempo a spostarci. Che questa volta c'è stato un 1-0 veramente, veramente rapido. Hanno fatto un bel attacco organizzato questi Unreal. Devo fare veramente i complimenti. Chi copriva dietro, chi attaccava, chi supportava la bomba. Ed eccolo qua, Slug che andava in giro come uno Slayer, andare in giro ad ammazzare la gente. Infatti ne ha portati a casa addirittura due, ragazzi. Ora toccherà ai Complexity stare in attacco. Andiamo da Archangel, che nell'attacco ci fa anche un bel cuoricino. Archangel mette il coltellino e attacca a correre veloce, entra dentro gli uffici, prova a mantenere un attimo la situazione, poi penso rimanga qui. Corre, non si ferma più. Tanto Andre, grandissima kill di sniper. Allora spostiamoci su Miki, perché Archangel l'ha sentito a destra nel container. Niente. Oddio, mamma mia, si trova un frontale Mark e distrugge Andre. Nel frattempo Fusi manda a casa Miki. Una situazione di 2 contro 3, eccola là. Lasciano tutto quanto in mano Archangel. Ce li avvicini, li sente. Eccola, prende la scazzottata peggio di Mike Tyson. Mamma mia, ragazzi. Andre se ne è portato ancora una volta uno con lo sniper. Sta facendo i numeri con lo sniper. Il cazzottone fatto da Slug. Ma io penso che sia andato a correre in mezzo alla mappa. Andiamo avanti. In attacco ora abbiamo di nuovo gli Unreal. Andre l'abbiamo visto prima. Ora passiamo a Shore. Andiamo un po' a prendere la bomba. Questa volta provano un attacco su A, a quanto pare. Tira delle granate giù a verde, giusto per ammazzare qualcuno. Però intanto uno laggiù al bidone dei container. Shore viene ferito e scappa via con la bomba. Sta pushando con la bomba? Non mi dite, ragazzi. Passiamo a Slug. Vediamo un po'. Questa volta sta più tenuto Slug, non sta in mezzo alla mappa. Nel frattempo Fusi invece... Oppla, muore Shore. Attenzione, bomba a terra. La prende Fusi, ragazzi, come una gazzella. Prende e scappa via, ma nel frattempo anche Slug dal mid muore. Attenzione. Andiamo a vedere Andre. Mette in mano il suo cecchino. Provano a fare un change bomb. Provano a cambiare la bomba. I Complexity ormai sono però posizionati molto bene. Vediamo un po' cosa ne uscirà fuori. Oh, Mark, grandissimo il jump. Si porta a casa Fusi e lascia da solo Andre. Lo lascia da solo. 1 contro 4. Mancano 10 secondi, non può fare niente. Non deve regalare kill, ne deve fare. Eccola qua una. Deve fare le kill. Ne ha visto un altro. Oh mio Dio, ragazzi, Di un niente. Non se ne portava a casa almeno due. Grandissimo
L'hanno lasciato da solo, ho provato a fare il più possibile, ma non gli è riuscito. Peccato, ragazzi. Ma i Complexity probabilmente si sono dati una svegliata. Una svegliata 2-1. 2-1 per gli Ureol, ovviamente. Vediamo un po' cosa succederà nel prossimo round. I Complexity sono di nuovo in attacco. Allora, qui abbiamo complessi di Mark. Mark pusha, ragazzi, guardate che pushata! Oddio, cosa ha fatto? Intanto Slug va a terra. Slug va a terra, Mark corre come un disperato. Va alla ricerca di kill. Però dove sono? Dove sono tutti quanti? Eccolo qua, eccolo! Si porta via anche il secondo, che sicuramente sarà stato messo in one shot. Vai, 4 contro 1, perché Miki porta via a casa Fusi. Ecco l'altro. Mamma mia, Mark, grandissima azione, ragazzi. Una pushata da incoronare. Ne ha portati a casa 3. Complimenti a Mark, ragazzi. Due pari. Si sono dati la svegliata questi Complexity. Forse una svegliata decisiva. Non devono demordere d'altro campo gli Unreal. Vediamo un po', il prossimo round sarà portato in attacco degli Unreal, proprio gli stessi che adesso non sono andati abbastanza bene con la difesa. Andiamo su Slug direttamente ora. Mette il coltellino e corre come un matto, va dentro gli uffici, mira ma non gli esce nessuno. Intanto Shore porta a casa Archangel con che arma? Con lo sniper, se non sbaglio. Shore, altra sniperata su Matti. Complimenti a Shore. Come secondaria il ball. Ma là ci sono solo tutti i morti fatti da Shore. Oh Dio! Oddio, Shore se ne porta a casa un altro. E tripla per lui, a rispondere a Mark. Ne vede il quarto. Vede il quarto? Non lo so se l'ha visto. Io non l'ho visto, ragazzi. Se l'ha visto devo fare i complimenti. Shore piazza la bomba. Scappa all'indietro. Eccolo il quarto, lo ferisce. Gli fa un hit marker e rimane dentro gli uffici il quarto. E niente da fare. Niente da fare, 1v2 per i Complexity, non sono riusciti a portarsi a casa questa difesa e automaticamente andare in vantaggio nella mappa. Quindi sono ritornati sotto e sono 3-2, ragazzi. Vediamo intanto la kill di Slug, sapeva dove poteva uscire il proprio avversario e ci si è fiondato come al solito. Inverti parti. Andiamo. Marco l'abbiamo visto prima. Ci buttiamo su Miki. Allora, Miki si butta sopra qui, come potete vedere, sopra questa ambulanza. Intanto nel frattempo non so chi ha pushato. E poi Matti, perché è morto subito. Mark è rimasto dentro uffici in compagnia di Archangel. Stanno aspettando probabilmente qualcuno che gli venga addosso. Attenzione, intanto c'è la suspense. C'è una suspense. Archangel con la bomba intanto è uscito fuori da uffici. Prova a mantenere un profilo basso. Vediamo un po'. Oddio, se lo sentiva, la tira, ma va fuori, non potrebbe andare a giocare a basket perché è veramente fuori. Intanto Slug porta via Mark da dentro uffici e Fusi gli fa il giro ad Archangel e a tutto quanto il team. Andiamo da Miki, è rimasto soltanto Miki da solo dentro giallo, è rimasto da solo contro 4 e niente da fare. 4-2 per gli Unreal. Vediamo qua la kill molto veloce di Fusi. Se lo sentiva. I Complexity ritornano sotto di 2. Devono darsi di nuovo una svegliata per andare di nuovo in pareggio. Quindi devono fare questa difesa molto bene. Andiamo di nuovo da Andre, che non ha lo sniper questa volta, ragazzi. Non c'è più lo sniper. No. Corrono tutti quanti. Attenzione, vediamo un po' la situazione. Oh, uno dietro la bomba. Matti porta via Shore. Ah, Andre lo vendica subito. Nel frattempo Slug tira una scazzottata ad Archangel. Bombe dentro verde di Andre. Si
controlla le spalle per, più che altro perché deve andare a recuperare la bomba persa da Shore. Intanto Miki doppia, Miki fa la doppia, rischia la tripla, ma grandissimo Andre si sta difendendo con le unghie. Attenzione, mette il silenziatore e prova a scappare via, vuole fare un change bomb, grandissimo, grandissimo Andre, prova a usare un po' di capoccia. Intanto ragazzi io mi sto vedendo un po' le impostazioni qui. So fare la mappa media, piccola, grande. Allora Andre contro due. Gli altri due comunque stanno belli zitti zitti perché non si sentono neanche, non si sente neanche volare. Boom. Non è riuscito a portarsi a casa il round dopo che ha fatto una grandissima azione, ma i complexi d'altro non le stanno regalando vita in questa partita con un grandissimo Mark, ragazzi. 9-5 per lui, 9-5 per lui. Sta tenendo su questi complexity con le kill. Attenzione, intanto casca uno, ragazzi. Si sono persi un tizio. Chi si sono persi? Ma la partita continua. Lost è degli Unreal. Continuano 4 contro 3. I complexity devono sfruttare questo momento. Eccola, subito un pari, pari numero. Perché Andre porta via Mark. 3v3. 3v3, Matti porta la superiorità numerica, ma Mark muore. Oppela! Miki e Archangel contro Fusi. 2 contro 1. Hanno la bomba, devono piazzare, devono stare molto vicini. Infatti Miki lo copre dalla parte sbagliata. Dalla parte sbagliata. Però la bomba riesce a piazzare lo stesso Archangel. Archangel, Archangel dentro verde, attenzione, perché andiamo a vedere Fusi che la deve disinnescare. Eccolo, fa fuori subito. Attenzione, 1v1. 1v1. Si butta dentro official. L'ansia sale. L'ansia sale. Lo va a cercare, lo va a cercare, non lo trova. Si butta sulla bomba perché mancano 13 secondi. La prova a disinnescare. Eccolo qua, eccolo qua che fa il conteggio della bomba. Si affaccia quando il proprio avversario poteva soltanto che stare a disinnescare e Miki porta a casa il round. 4 pari e come da copione i complexi li ritornano in pareggio. Allora, 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 in attacco abbiamo gli Unreal. Intanto è ritornato, eccolo qua, era Shore che prende subito la bomba che aveva mancato, era cascato probabilmente dalla partita. Intanto uno dentro verde, Shore a vendicare subito Archangel dal duro colpo, da vendicare lag dal duro colpo preso da Archangel. Intanto Shore si fa la doppia, entra a cannone in questa partita, ritorna dentro come un mostro. Granate su A in distrazione, grandissimo ragazzi, sta mostrando una grandissima intelligenza questo Shore. Sta piazzando, attenzione, rischia il piazzamento verso il mid, gli va a sbattere addosso Fusic. Ora disinnescare questa bomba per Mark, andiamo a vedere, sarà molto difficile, deve portarsi a casa tutti e due. Mark se ne porta via uno, Shore. Oppela, si incrociano gli sguardi tra i due e anche qualche proiettile di troppo. Oddio Mark, ragazzi. Cosa fa? Cosa fa? Se li porta a casa tutti e due e volano gli applausi, volano gli applausi. Mamma mia, come sta trascinando da solo il proprio team, il capitano dei complexity. Complimenti davvero. 5-4 per i complexity, vanno addirittura in vantaggio e ora hanno l'attacco, probabilmente un attacco decisivo. Vediamo chi prenderà la bomba. Eccolo qua, ci si butta, nessuno, nessuno, l'hanno lisciato tutti quanti. Ok, l'ha presa Archangel, tornando indietro ovviamente. Vola, vola Archangel dentro ufficio. Intanto Mark ancora non finisce con le kill, va via anche Shore. Attenzione, Miki porta via Slug. 4 contro 2, 4 contro 2, ce la può fare, ce la possono fare, ce la possono fare, mamma ce l'hanno fatta ragazzi, cosa hanno combinato, un comeback da 4-2 a 6-4,
Complimenti. Complimenti a Complexity. Avevo previsto una gran partita dei Complexity, ma non una rimonta del genere. Non una rimonta del genere. Quindi adesso si andrà a giocare. Si andrà a giocare l'adrenalinica, come l'avevo chiamata prima io. L'adrenalinica. Va bene, mi avete capito, ragazzi. Cattura la bandiera su Ashen. Grandissimo, ragazzi. Mark, 14 kill, 6 morti e un disinnesco. Quello più importante, si è portato a casa 1650 kill. Che roba, ragazzi. Intanto andiamo a vedere. Andiamo a vedere se il tabellone si aggiorna. Niente, non si aggiorna. Intanto vi lascio in attesa della terza mappa, ragazzi. Eccoci qui, ragazzi. Sono già pronti. Si butta dentro Manuel Farazzani. Non so chi sia. Oh, dovrebbero chiudere la sala adesso. No, sta bloccando la partita. Non capisco il perché. Niente, abbiamo gli intrusi. Un'invasione di campo. Invasione di campo di Manuel Farazzani. Non lo buttano fuori. Non capisco. Ok. Buttato fuori come dovere, castigato. Sta partendo il cattura la bandiera. Intanto avviso ai nostri staff che la postazione fia 99 a 250 per gli Unreal. E saluto Iper, non è una scrim ma è una One Day Cup. E andiamo a vedere. Andiamo a vedere qui dove ci buttiamo. Ci buttiamo su Andre, che stava, aveva iniziato bene un CED ma poi è andato via via peggiorando. Corre, corre, corre addosso al muro. Guardate là, quella muraglia. Attenzione, le portano via due gli Ureal. Si dovrebbero buttare sulla bandiera. Si dovrebbero buttare sulla bandiera. Le portano via anche il terzo. E nel frattempo sono rinati. Molto vicini, ma gli stanno fatto delle spawn kill. Mamma mia, ragazzi. Prendono la bandiera. Possono scappare. Non la prendono? Sì, l'ha presa. L'ha presa Andre. Scappa via. Scappa via, ragazzi. Fare sgump, ma non riesce. Non riesce ad andare a catturare la bandiera. Nel frattempo Shore l'ha presa Shore, che è morto vicino alla propria bandiera. Attenzione, i Complexity possono ribaltare il momento di adrenalina. Matti l'ha rubata, ragazzi. Eccolo qua Matti, niente da fare. Fusi grandissima kill. Andiamo da Shore che ha preso la bandiera, ragazzi. Eccolo qui, l'ha visto uno e non lo porta via a casa, quindi i Complexi li riportano indietro la propria bandiera. 2v2. Attenzione, 1 contro 1 rimasto. Shore e Mark, nel frattempo stanno rinascendo anche gli altri. Sono rinati tutti quanti. Situazione di stallo. Corrono un po' tutti quanti. Silenzio, ragazzi, si stanno assestando un po' le formazioni. Via 1, via 2. I Complexi stanno tenendo la propria bandiera. Intanto ne hanno mandato uno che è Matti a catturarla di nascosto. Eccolo qua, ce l'ha fatta. Deve scappare, non si deve far prendere dall'ansia. Cosa che capita a tutti quanti, una cosa molto normale in questa modalità. E eccola qua. Non c'è. Oddio, la recuperano gli Unreal. Come la va a catturare Andre? La tiene alla grande. Deve scappare. Ce la può fare questa volta. Vai Andre. Mamma mia, ragazzi, guardate che corsa. Neanche Bolt ti prenderebbe. E ce la fa. 1-0 per gli Unreal. 1-0 per gli Unreal.
Attenzione, attenzione. Bam, subito, se ne porta via subito un'altra casa. Mantiene la situazione. Mantiene la situazione. Andiamo a vedere nel frattempo come reagiscono i complexi. Dico, Miki che prende la bandiera. Prova a scappare via. Prova a scappare via. Ce la fa. Resiste. Immortale ormai. È immortale, guardate. Evita colpi. Neanche Matrix riuscirebbe a fare una cosa del genere. Si fa tutta quanto il percorso sotto. Ci riesce, ci riesce. Oddio ragazzi, se lo fai è una cosa incredibile. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, uno pari. Uno pari, grandissimo. Ma, no, adesso Miki, grandissimo Miki che porta i complessi di uno pari. Ma c'è stato un full team velocissimo. E allora gli Unreal prendono la bandiera con slag. Eccolo qua, muore subito. I complexi devono riportare la posizione. Riportare la posizione. Invece Matti cosa fa? Matti si ributta sulla bandiera. E di nuovo lui a riprendere la bandiera. No, è Matti. Vediamo un po'. Prima Miki è passato sotto. Lui passa sopra invece e muore. Muore. Probabilmente deve mantenere il corridoio sotto con la bandiera per andare a catturarla. Quindi che succede adesso? Nel frattempo ho svariate kill. È una guerra qui nel mid. La guerra di fusi. La guerra di fusi. Andiamo da Archangel. Andiamo a vedere Archangel. Non lo vediamo più perché è morto subito. Andiamo a vedere Slug con 10 kill. Slug prova ad andare verso la bandiera dei complexity. Aia, un paio di lisci. Segnala la propria posizione, scappa via. Importante a scappare. L'ha visto uno nel mid? No, non l'ha visto. E Matti se lo porta via. Matti se lo porta via. Tripla, tripla. Devono correre, devono correre, devono tenere. Oh my god, cosa fa Matti? Cosa fa Matti? Ne ha visto uno, ce n'è un altro qua vicino. Eccolo qua e non ce la fa però perché Andri vola in aria con la sua undicesima kill. Eccolo qui, vediamo Andri. Vediamo il tizio da Andri. Attenzione, ha sentito uno qua vicino. L'ho sentito anche io, raga. Eccolo qua e niente, non ce la fa per portarselo via. Matti si vendica subito di Andri. Nel frattempo i secondi stanno per scadere. Mancano 25 secondi. Shor ha preso la bandiera d'altra parte. Matti gliela rubata. Oh mio dio ragazzi, può succedere un punto all'ultimo secondo. Shor con la bandiera, Shor con la bandiera. La devono recuperare gli altri, la devono recuperare. No, 9 secondi, 8 secondi, stanno tutte e due là. Stanno tutte e due lì. No, le hanno riportate ognuno nella propria base. Quindi fine a 1-1 questo primo set del cattura la bandiera. Che velocità tra questi ragazzi. Che velocità. Uno a uno tra queste due grandissime squadre che se la stanno davvero dando contro. Allora, intanto io ho le specialità anche lì sotto. Devo nascondere almeno le specialità. Mi sono perse. Allora. Ok, abbiamo levate. Sono le prime kill. Le prime kill, eccole qua. La bandiera però Miki la prende. Miki, complexi di Miki, prende la bandiera, prova a scappare e non ce la fa. Non va. Però d'altronde Shor va a recuperare la bandiera dei propri avversari. Madonna, l'hanno chiuso in due da Shor Purello, ragazzi. Poverino. Matti, fuori uno Matti. Vai, vai Matti. Vai Matti. Niente, ce l'ha dietro? No, non ce la fa. Mentre Miki, Miki anche lui non ce la fa. Ora dovrebbero andarla a prendere la bandiera. Eccoli qua, infatti gli Unreal ci sono molto vicini. Slug sta aspettando qualche kill dei propri compagni. Anzi, un supporto che arriva ora da Shor. Shor muore perché ce ne sono addirittura due qua in bandiera. Infatti non ce la fa neanche Slug. Andiamo da Fusi. Fusi, l'attacco degli Unreal. Provano ancora a spingere. Provano a spingere, ragazzi. Una cosa mostruosa. Niente. Invece c'è un periodo di stallo. Momento di stallo, sono tutti quanti in vita. Ok, muore Miki. Muore Miki, andiamo a vedere un po' la situazione. Com'è la situazione? Mamma mia, cosa fa Slug su Mark. Se lo porta a casa e prende la bandiera Shor. Ma dall'altra parte anche Matti che sta facendo il giro contrario. Matti è ferito, attenzione Matti. Oddio, la prende il proprio compagno, ma cosa fa? Adesso vediamo Shor.
Vediamo Shore che nel frattempo è arrivato nella propria base, sta aspettando la bandiera. La propria bandiera sta aspettando che Archangel. E Archangel a sua volta sta nella propria base ad aspettare la bandiera di propria, la propria bandiera. Mamma mia, attenzione, Archangel rischio di vita. Vediamo Archangel. No, è coperto Archangel. Mentre Shore non ce la fa. Non ce la fa Shore, la devono recuperare, eccola qua. E Archangel fa il punto 2-1 per i Complexity. Non mi dite che riescono a fare anche il comeback qui. Shore ne porta a casa 2. Shore ha visto rosso come un toro. È scatenato. Dopo questa doppia sta correndo come se non ci fosse un domani. Se ne porta via altri 2. Prende la bandiera. Grandissimo Shore, grandissimo Shore. Ce la può fare. Ce la può fare. Sono nati tutti quanti ora. Intanto lagga, si blocca Shore ogni tanto. Vai, evita tutti quanti. Shore sono tutti morti, ce la può fare tranquillamente. Deve recuperare la bandiera. Vai, dai, un po' di gioco di squadra. Perfetto, Shore pareggia la situazione 2-2. Intanto sta in serie di 5. Grandissimo Shore. Ragazzi, il rosso del toro non è niente a confronto a quello che ha visto Shore. Perché eccolo qua, ecco il sesto. Oppela, vede uno lontanissimo, ma sta in one shot. E quindi ricarica la propria vita passando sotto la bandiera intanto nel frattempo l'ha presa Andre. Ragazzi, andiamo su Andre, vediamo un po' come riesce a mantenerla. Giocano in squadra tutti insieme, ma non ce la fanno perché da dietro gli nasce Slug e se li porta via tutti. E quindi Shore, attenzione, si è ballato un po' tutto quanto. Eccolo qua, sta bloccando tutto quanto ora. 3-2. Cosa mi sono perso, ragazzi? Mi sono perso qualcosa perché il 3-2 per New Real è stato fatto veramente in pochissimi secondi. Che partita, ragazzi. Oppela, 4v1, la dovrebbero prendere ora. Non la prendono. Preferiscono fare le kill lì allo start. Eccolo qua. E infatti gliel'ha presa Matti. Vedi, per fare le kill poi si fanno queste cavolate. Quindi Matti corre verso la propria bandiera. Nel frattempo sono rinati tutti quanti. Oh mio Dio, Shore, ragazzi. Complimenti a Shore. Ne sta facendo 26 kill. Una kill dopo l'altra. Momento di stallo. Nessuno ha la bandiera. Eccola qua, l'ha presa Andre. Eccola qua, l'ha appena presa. 3-2. Possono andare sul 4-2 e chiudere la partita. Invece no, Matti, l'unico rimasto in vita di Complexity, riesce a salvare la propria bandiera. Vediamo un po' se qualcuno ci si avventa di Complexity. Stanno tutti lì vicino. Niente, 5 secondi, è finita la partita. E la prima partita se la giudicano l'Unreal, ragazzi. Complimenti ragazzi. Nel frattempo andiamo a vedere il live del tabellone e quindi ci mettiamo in pausa in attesa della prossima partita da streamare. La prossima partita che saranno i quarti di finale, ragazzi. A fra poco.
Buonasera ragazzi, di nuovo eccoci qua. Leviamo qua i loghi, leviamo qua i loghi, perché veramente a volte è troppo. E siamo pronti a iniziare un'altra partita qui insieme a voi. Sono i Blackout contro i Nets Gaming, abbiamo detto in force. Nel frattempo passano anche i Nets Gaming Hurricane, che battono 2-1 gli X-Fov, passano gli Apocalypse e battono 2-1 gli AK Fusion, passano anche i Love Wolves che battono 2-0 gli Immortal. E poi abbiamo i 2-1 dei Supremacy contro i Ground Zero. Insomma ragazzi, vi lascio a vedere ancora un pochettino lo screen. Allora ragazzi, è uscito fuori che hanno chiesto l'host esterno e mi hanno lasciato stare a me, quindi ora sarà un po' un problema gestire un attimo le cose al volo. Allora, abbiamo postazione su Detroit, già ci sono. Ok, invitiamo qua i ragazzi che sono, adesso ho i due ragazzi dell'Innex Gaming. Ok, basta invitarne un paio e poi inviteranno loro gli altri. Intanto invitiamo anche uno da parte dei loro avversari Blackout. Perfetto. Ok, adesso non dovremmo avere problemi. Aspettiamo che si riuniscono tutti quanti in sala e siamo pronti a partire questa postazione su Detroit. Ci sarà cerca e distruggi su recovery e uplink, perché ci sarà anche uplink comeback. Ragazzi, uplink, per chi non la conosce, è una partita di basket. Praticamente è una partita di basket, ossia prendi un drone, una palla, e la devi portare nel campo avversario fino a buttarla dentro alla loro base e fare punto, nella quale se tu centri sono due punti, se tu ce la tiri invece è soltanto un punto solo. Intanto saluto tutti quanti i nuovi ascoltatori, visori di questa partita. Stanno entrando un po' tutti quanti. Aspettiamo un secondo che mi organizzo con Cyber. Cyber? Nico? Niente. Fuori Cyber, lo invitiamo direttamente qui su Skype, perché probabilmente doveva venire. Sì, eccolo, abbiamo il primo compagno. No, fallito, ho detto una cavolata. Mi stanno facendo stare a me, però io non so veramente, ragazzi, il roster della squadra. Ora esce fuori un problemino, cioè adesso devo andare a vedere le caserme. Mi vado a organizzare direttamente con loro. Pens, ci sei? Sì, però volevo sapere siete voi, perché non c'ho la lista davanti di chi deve giocare. Cioè io posso andare tranquillo. Allora ragazzi, io partirò appena in questo caso chi là, come ti chiami, L2, chi leverà il telecronista.
Vabbè, quando leverai il telecronista io parto, ok? Su Twitch è TheGladiator92 tutto attaccato. In bocca al lupo, ragazzi. Eccoci qui. Allora, intanto dico a Cyber, se vieni su Skype, ti vieni a fare direttamente la diretta con me. So che sei abbastanza un amatore su queste cose qui, quindi vediamo un po' se riesci a darmi una mano qui, perché solo soletto in questa modalità non è del tutto facile. Speriamo che non ci saranno problemi. Ok, qua ha levato, ragazzi. Posso partire. Ha levato il telecronista. Sta partendo questo big match, come lo state anche definendo voi dalla chat, tra NXG, Next Gaming Force, contro i Blackout, ragazzi. Team probabilmente anche rivelazione, perché sono quattro ragazzi. Li ho avuto la fortuna di conoscerli alla LAN. Molto molto volenterosi, tenaci e vogliono vincere. Io sì, ragazzi, lo dico, vogliono vincere. E vediamo un po' se faranno una magia quest'oggi contro i Next Gaming, che sappiamo ormai che è un clan, un team, una multigaming più che altro acclamato ormai nel mondo del gaming. A posto. Allora, vediamo un po' come sistemarci. Partiamo un po' dai Next Gaming. Partiamo da Pens, mi piace un po' il nome Pens. Pensiamo un po' come andrà questo inizio di mappa. Allora, intanto arriva anche il mio colleghino, il mio collega Fossa, vediamo un po' di chiamarlo. E qui Pens lancia delle granate intorno ad Atlas e poi si va a buttare in garage, tripla di NX Gaming subito. Subito una tripla, ragazzi. Partono a cannone con la quadrupla, prendono la postazione. Cercano di mantenere la postazione. Buono, buono, buono. I blackout entrano subito, sfondano. Ed ora 2 contro 4. 2 contro 4 qui nella postazione. Allora, intanto si dovrebbe essere collegato a Fossa. Fossa, ci sei? Sì, ci sono, ma vado tutti in ritardo. Non sono in stanza. Ah, Sono hai poco ragione, comunicare. non sei stanza e questo è un bel problema. E vabbè. Aspetta, È un bel problema. Prova a partecipare da me, essendo amico mio. Vediamo un po' se ti fa entrare. Intanto saluto chi ci saluta, ossia Godlike Plastic, e anche Andre che tifa gli NXG con un bel cuoricino tanto di dedica. Ma gli NXG adesso stanno soffrendo, ma è una gran partita perché il punteggio è 24 a 20. Nella postazione ora ci sono i Next Gaming e stanno in vantaggio sono i Next Gaming, eccolo qua, gran kill di Lori, ragazzi, che mantiene la postazione in quella maniera, come l'avete visto qua, sdraiato, appollaiato, strisciando, eccolo qui fermo. Andiamo a cambiare un po', vediamo un po' chi corre. Negli uffici abbiamo Galli che mantiene gli uffici grandiosamente, poi muore purtroppo, ma è la dura legge della vita, la dura legge della vita. Intanto i blackout prendono parte alla postazione, eccolo qua, una, due e niente, poi Eidos muore, rischia un pochettino, esagera e quindi GX Lee, chiamiamolo Galli, non so perché mi viene da chiamarlo Galli, Galli ora va a buttarsi sulla postazione, quella garage che hanno Comunque i è arrivata, blackout, gli Eidos, è arrivata la ok. tua stanza. Intanto spero che si senta Fossa. Fossa, ti inviterò nella partita subito dopo la fine di postazione. Mi spiace, mi farai un po' compagnia Vai qui. là, vado a fumare. Vai a fumare, ok. Arrivederci. Arrivederci. Intanto pensa e tiene da solo la postazione mentre ha tre Slayer che corrono intorno ad essa a fare kill, a mantenerlo, ad aiutarlo. Eccolo qui, pensa, vola da una parte a un'altra dentro il parcheggio, ragazzi. Kill che fa su Eidos. Poi però arriva Andreas ad aiutarlo, ma muore a causa di Lori. Mancano 12 secondi, dovrebbero incominciare a girare, anche se il punteggio è abbastanza, stanno abbastanza vicini. Intanto tripla di chi? Chiamiamolo chi? Di chi? E chi che si va a buttare subito in giallo, perché sarà la prossima postazione, cioè, stanno già tutti quanti lì. Infatti Next Gaming la conquistano.
però l'hanno lasciata sola a Lori. E così è, purtroppo è così, lasciandola da solo l'attacco dei Blackout va a buon fine. Devono mantenere però la postazione perché devono recuperare questi 20 punti di svantaggio. Ora Danny, mamma mia, prova a mantenere la postazione. Danny qui dentro non riesce a stare fermo un attimo, gliela lascia Eidos, ne fa fuori uno e Danny fa fuori in altri due. Ma poi arriva con prepotenza Galli, ragazzi, che si fa una bellissima doppia e conquista la postazione. Intanto fa di prefire, ragazzi. Eccolo qua. Il momento che non fa il prefire è entrato Danny, gliel'ha rubata. Eidos, niente, ha provato a conquistarla Eidos, ma niente, è arrivato Pence. Ecco qui Pence, muore anche Pence. Ragazzi, non so più chi guardare perché stanno morendo uno dopo l'altro. Andiamoci a vedere Lori, che già si sta spostando, già sta girando nella prossima postazione. Allora, vediamo un po'. Opela, attenzione perché c'è Andri. E niente, Lori la mantiene in gran forma di Lori, che fa una doppia. E poi Galli lo va a supportare e ad uccidere il proprio avversario. Ora Pence esce dalla postazione, non c'è nessuno dentro, sono punti che si vanno a perdere. È entrato ora Lori. Si sdraia come al solito Lori. Mamma mia, ragazzi, che gioco di squadra. Opela, impazzisce un attimo Lori, non sa chi va a sparare. Intanto chi è entrato qui che premi i tasti? Sempre te, forse? Chiamiamo il numero 113. Allora, vediamo un po'. Intanto Lori rimane sempre dentro la postazione mentre stanno già girando tutti quanti. Vediamo Danny da dove passerà. No, provano a sfondare su questa postazione. La prossima sarà bianco. Vediamo Pence. Pence già si sta facendo le barricate fuori. Madonna, ragazzi, vola una quadrupla di Timmer. Mamma mia, io voglio andare a vedere questo giocatore. Ne ha fatte due di fila e non muore. Mazzate che roba, raga. Io ho parlato, Ho parlato ed è morto. I Blackout conquistano subito bianco. Vogliono recuperare questa partita. 135-85. Vediamo un po'. Madonna, vola Pence dall'alto, ragazzi. Come un'aquila. Si avventa su Eidos e gli conquista la postazione. Gliela lascia a Lori, però. Gliela lascia al solito Lori, ragazzi. L'objective dovrebbe essere Lori, a quanto pare. Eidos, per quanto riguarda i Blackout, stanno sempre loro due dentro le postazioni e di fuori scatenano una guerra mondiale, una nuova guerra mondiale. Dentro se la lottano Eidos e Lori. Nel frattempo c'è Danny che va a recuperare piano piano. Dall'alto è volato qualcuno ma è scappato subito via e gli sono entrati a cannone Lori e Galli. Ora rimane Galli, rimane Lori. Ho fatto un misto tra Galli e Lori. Intanto stanno già girando mentre Lori conquista punti su punti. Si è fatto una decina di punti. E nel frattempo andiamo a vedere su verde come va, perché la prossima postazione è su verde. Eccola qua. Vediamo come la coprono. Madonna, Danny Eidos sono dentro. Oppela, Eidos se ne porta via uno. Ecco il secondo, gli ha laggato un attimo. E Pence lo fa fuori e conquista la postazione. Ragazzi, 25 kill per Pence. C'ha un bellissimo radio, 25-14. Oppela, Eidos, gran kill nella stun. Ma Pence non riesce a mantenere la postazione, ma arriva Lori. Ragazzi, si stanno scambiando postazioni su postazioni, stanno facendo veramente una grandissima partita. Lori, madonna come tiene la postazione Lori, ragazzi, incredibile. Nel frattempo stanno già girando tutti quanti perché mancano giustamente 5 secondi e Lori si porta ancora una volta 8 punti, si porta 8 punti a casa mantenendo quella postazione. Nel frattempo dentro parcheggio, secondo me è parcheggiata a Carrammati perché stanno scatenando ancora una volta una guerra mondiale, ma la palla della postazione rimane ad Andri. Eccola, sdraiato, si era probabilmente addormentato perché... gli arriva a cannone Galli. Giustamente si chiama Galli. Sì, ok, Galli. Lo sto chiamando bene, tranquillo, Icek. Lo so che gli vuoi bene, sei suo fratello, però. Madonna, qua che cosa ha fatto Pence. Ha provato a cercare di conquistare la postazione, ma la postazione è ancora dei Blackout. E ancora Iki muore. Attenzione, perché ha fatto una tripla di Next Gaming in mezzo secondo. Come al solito, guardate Lori, ragazzi. Io lo stimo. Comincio a stimare Lori. Tiene le postazioni in una maniera incredibile. Non muore. Però 28-22. Sta in serie di 4, ne ha prese 8. Ragazzi, non è da pochi, ma farne 8 e mantenere 8 postazioni, insomma.
Tanto il blackout gli casca uno, ragazzi. È cascato uno dei blackout. Tempo scaduto a chi? Chi non è a chi è cascato, ma è cascato proprio blackout. Chi? Non so come chiamarlo, ragazzi. Nel frattempo Lori muore, che stavo dicendo, sta mantenendo la postazione, ma la conquista danni. A sua volta danni viene distrutto da Jing, che va subito fuori giallo a fare lo Slayer. Va in cerca di kill, serve una mano dentro la postazione. No, Galli riesce a cavarsela da solo, ma in maniera strepitosa, ragazzi. Grande doppia, grandissima doppia di Galli. E ancora Lori, e ancora Lori a mantenere. Io vi giuro, ragazzi, io guardo Lori. Guardo Lori perché corre da una parte all'altra dentro la postazione. Nel frattempo mancano 15 secondi nel cambio della postazione. Ma se Lori rimane lì, hanno vinto 48, 49, 250, 146. Partita avvincente, anche se dal risultato dominata Next Gaming. Ma non è stata così perché è stato uno scambio continuo di postazioni. Quindi veramente complimenti a queste due squadre. Intanto Fossa, mi senti ancora? No. Mi è morto anche Fossa su Skype. Allora, se a me non mi dicono niente, possiamo prepararci con la prossima mappa, che era il cerchio e distruggi su Recovery. Cerchio e distruggi su Recovery. Guarda, queste regole sport sono un salvataggio. Boh. Eccolo qui. Apriamo la stanza perché almeno Fossa riuscirà ad entrare a darmi una mano in per questa partita. C'è anche Irriducibili, se non sbaglio. Ok, Fossa, mi senti? Sì, ti sento. Dovresti stare in diretta. Invita Nico, intanto. Allora, e quindi il cast aumenta. Il cast aumenta, ragazzi. Però probabilmente facciamo soltanto una persona all'interno, però forse, perché se no facciamo. Creiamo il panico dentro la sala. Invitalo che. Invito Nico, allora. Sì, sì, dovrebbe averti aggiunto. Prova a vedere. A me non lo trovo. Eccolo qua. Ah no, già sta dentro. Già sta dentro Cyber. Cyber, metti telecronista. Cyber, se ci senti, perché a questo punto stai guardando la diretta, non riesci a sentire a me, metti telecronista. Sì, no, su Skype t'ha aggiunto. Sì, mi ha aggiunto su Skype. Allora lo chiamiamo a lui. Ma era scritto sto con un altro account. Vabbè, allora io riattacco con te forse e vado da Nico. Ok, bella. Stiamo in chiamata con Nico. Vediamo un po', aspettiamo Nico. Nel frattempo aspettiamo anche Righi che torni in sala. Eccolo. Eccoti qua. Eccoti qua. Allora, non so se stanno cambiando host. Intanto mettiti telecronista. Saluta un po' tutti quanti, perché comunque stiamo qua. Aspetta, qua sto già in crisi per mettere il telecronista. Allora. Devi soltanto premere L1. Ok, l'abbiamo trovato finalmente. Fossa c'è scomparso? Fossa è scomparso perché se io hosto anche la chiamata con Fossa, io qua crolla tutto in mezzo secondo. Va bene. Allora, metti anche il muto sulla PlayStation, già che ci stai. Già c'è. Sì, va bene, così dicono tutti quanti. Comunque, leggo in chat che si chiama Gialli e non Galli. Ah, Gialli. Gialli. No, uno prima ha detto si chiama Galli, cioè devo capire chi mi sta prendendo in giro allora. Dai, se tu vai sopra il microfono. Allora. Eccomi qua, Pen. No, è uno che ho invitato per fare il cast con me. Manca soltanto uno dei loro, che è quello che è cascato. Ok, che appena entra lui per voi posso partire subito? No, non stava giocando Fede, se non erro. Allora gliene mancano due.
Andri Edos sono qui, vediamo un po' nei recenti chi manca. Manca Righi, l'ha invitato, chi è entrato? È entrato Righi e ne manca un terzo, un quarto loro, che dovrebbe essere Danny, Blackout Danny. Ma perché escono? Stanno o non sta loro? Mi piace Gladi. Va bene, invitateci. Ok. Sono problemi dell'host. Sì, evidentemente ci sono stati problemi di host, però non mi hanno segnalato più niente. Stanno scrivendo probabilmente qua in chat. Solo a me lagga, scrivete pesi. Non si chiama Gialli, Cyber alza la voce. Ok, devi alzare un po' la voce, Nico. Aspetta un attimo. Vai. Leggermente meglio, ma io perlomeno da parte mia è accettabile. Alla, cioè addirittura Fossa che ti insulta e dice coniglio, Fossa, alza la voce, alza la voce. Ti fa anche il coro contro Fossa. È milanista, lascialo stare, poraccio. O sai che adesso tu potresti stare sul cavolo a parecchie persone dopo questa cosa? Ma già sto sul cavolo a parecchie persone, quindi invece bel vedere il bel... magari non si sa se si sta offendendo da solo, ragazzi, continuate che mi sta piacendo questo sketch, continuate. Allora io intanto noi dobbiamo cercare di partecipare da un Next Gaming. Chi è che è sparito? Pezzi, pensa, eccolo qua, sta ancora in un gruppo, ancora non lo invitano. Allora intanto Zinco, che console giochi? Stiamo sulla PlayStation 4 qui. Intanto salutiamo Zinco. Ah, vedi, ecco già Icek, no, te lo stai facendo contro, tutti ce l'ho contro. Ah, forza Napoli, però non posso parlare dopo domenica, purtroppo. Mi devo pure star zitto. Vabbè, parliamo di COD che è meglio. Parliamo di COD. Tu l'hai vista la partita precedente? Sì, l'ho vista al volo perché ero tutto in ritardo e andavo a tratti su Twitch. Però penso alla mia connessione. A voi come va lo streaming? Fateci sapere effettivamente come va lo streaming, ragazzi. Qua intanto si sta alzando, ora arrivano gli ultra. Vedete, è scatenato una guerra. Sono tutti di un gruppo, non invitano. Finirai, facciamo uno contro uno, io e te col cecchino, guarda. Non so se conviene tanto, però va bene. Pensa che brutto streaming verrebbe fuori, mamma mia. Mamma mia. Intanto qua qualcuno, aspetta, vediamo un po' che dicono. Prima laggava via di Gladi. Ok, mo stanno a ritorno qua. Allora forse va una bomba, ma se sa che lui è connessionato. Ok, bello. Quando si insultano da soli, ragazzi, è una cosa che è bellissima. Ah, che ormai ne ha presi così tanti da God 4 che dice, ormai ci aiuta pure a inventare nuovi insulti. Mette le mani avanti diretto. Ragazzi, date una mano, chiamatemi qualcuno perché qui c'è un aggiunto amico. Ma a me mi aggiungi, mi fa piacere, però io qua devo entrare dentro la partita. Non è tanto complicato, insomma. Ce la faranno i nostri giocatori? Non penso. Erano partiti talmente puntuali, anzi anche presto, che ora stanno bruciando. Per la prima volta probabilmente, infatti, che adesso stanno perdendo tutto il tempo. Allora intanto, ragazzi, fatevi un po' di cavoli miei, andiamo a vedere chi mi è venuto ad aggiungere. IMFLXSH. Cioè uno scioglilingua. Che è il codice fiscale. Mi ha aggiunto uno scioglilingua, mi ha aggiunto. Sono ancora in gruppo. Secondo me si stanno accordando qualcosa, non è possibile. Ma poi Lori è rimasto qui.
Lori ci vuole bene, si vede. Lori si è innamorato di te, a forza di fargli complimenti, Gladi. Sta attento. Si è innamorato. Oddio, stanno ricominciando, stanno tornando. Sta a volare pure l'iPhone. Allora. Ma c'è il bracket? Aspetta, perché è successa la cosa? Ah, ok, sono andati via. Sì, c'è il bracket, lo trovate su Challonge. Challonge. Tanto me li sono persi tutti, no? Sullo stream. Oh. Prepara a partecipare, perché temo che ti buttino fuori dalla sala. Vuoi dirgli, sto sul cazzo. No, allora, i check, io devo andare da loro, ma non posso andare se non mi invitano. Zinco, io gioco sulla PlayStation 4. Avevo la One. Gliela fanno, ce la facciamo. Intanto qua, madonna, qua ragazzi, questo gioco ti fa zompare da una parte all'altra la lista amici. Niente, non ce la facciamo. Fossa continua a dire, se hanno problemi osta lui. Lo so che sei connessionato, sei staff, potessi fare l'arbitro, lo volevano richiedere. Ma se questi non c'è in vita, non ci posso manco parlare, sinceramente. Non ci posso neanche parlare. Boh. Allora, visto che io sono rincoglionito, chi trova il bracket lo linkasse sullo streaming, per favore, va? Così. Aspetta, abbiamo pensa, ragazzi, forse ci sono notizie, pensa. Cosa sta succedendo? Ve la siete giocata a carte l'altra? Bravo, Vlad. Come stanno avendo tutti i problemi di connessione? Mi ha attaccato il virus. Cioè, stanno crashando tutti quanti. Minchia. Ma ecco, è sparito. Mannaggia la miseria. Non ho fatto in tempo a chiedere. Se devo continuare a stare io. Ripeto, avevamo fatto talmente tanto veloce questa partita. Era partita talmente tanto bene che... Probabilmente tutti quelli che non sono in lobby hanno crashato. Sì, sta dicendo che hanno problemi di connessione. Mi arrivano anche messaggi. Saranno un saluto a tutti, bella partita, in particolare. Ok, Rampix, un saluto a tutti, bella partita, in particolare in NX e GeForce. Una dedica speciale, insomma. Ma intanto che ci siamo, chiediamo il pronostico su questa partita, va? Bravo, vediamo un po' che cosa ci dice la gente. Abbiamo visto una bella postazione, allora, perché alla fine vediamo e diciamo pure il pronostico sui vincitori della ODC, va? Stiamo ai quarti ancora. Diamo il semifinale, che lasciamo i migliori 4 di questo torneo. Niente, siamo rimasti io e te. Vuole mandare a cena fuori? No, Gladi, per favore. Aspetta. Però. Posso partire? No, non c'è sto gioco, ragazzi. È diventato più difficile prendere una persona e partecipare a quella che ammazzarne uno che trovi davanti. Oddio, aspetta. Ok, vincono di nuovo tutti quanti gli NXG Natural. Naturale, che è inglesizzato. Ah! Mamma mia. Ho letto veramente male. Minchia, ragazzi, shot 6-0. Shot first die first pronostica un 6-0 secco, però per chi? Quello non l'hai detto, eh? Furbo, quello non l'hai detto. Oddio, c'è un intruso andato via. Avanti a tutti gli intrusi, tanto facciamo stare foto. Però dice che andiamo a vedere se ci sono qualche novità, se posso partecipare da qualcuno. Non ho capito se li crash o non li entra da te. No, lo sapevo, riuscivo a rispondere e a comunicare anche ai nostri. Spariti tutti. Ci stanno manco più gli NXG. Attenzione.
È arrivato un invito. Galli, andiamo. Gialli. O Galli. Galli, dai, ragazzi, mi avete detto Galli ormai, eh. Comunque, shoot, dice per gli NXG. Allora, Danny. Aspetta un attimo che arriva anche l'altro Codcaster. Che sta in streaming. Sì, ce ne abbiamo due oggi. Ma questo è un evento speciale, vi stanno seguendo in parecchie persone. Aspetta, guardi che qua. Se fosse connessionato io tutt'altro. Allora, se riesci a mettere con le sport, riesco a mettere il telecronista. Nico. Ingresso una sessione di gioco, aspetta. Mamma mia. Ah, un secondo che ragazzi sappiamo che Nico ha problemi di connessione, quindi impossibile partecipare alla sessione. Dice... No, nel senso non gli entra, quello sto dicendo, no. Che va offline è una cosa comune ormai. Che gli scoppia la play. Ah, comunque Isaac che continua a dire che è Gialli. No, guarda, penso. Allora penso, tu stai qua adesso in sala con me. A me mi stanno facendo impazzire sulla chat. Il tuo player. Ma è Galli o Gialli? Perché la X è tipo una lettera. Dinne una e vediamo se indovini, esatto. Capito? Ok, a posto. Sei scoperto se è Galli o Gialli? Ok, se ce la fai a entrare riusciamo a... No, non ce la faccio. Prova a rinvitarmi. Sì, abbiamo capito ragazzi, sì, ho avuto anche la conferma, è Gialli, non riuscivo a capire più chi mi prendeva in giro, chi diceva Galli, chi diceva Gialli. Nel frattempo stanno ancora giocando tutti quanti i quarti e non è ancora passato nessuno. Aspetta, vado al menu e entrare, se no c'è il posto a posto. Sì, un secondo, sta andando nel menu principale e sta tornando online. Sì, ho capito, Danny, ho capito. Ora è crashato Lori. Ma c'è un attacco hacker, che ci sta? In altro. Non ce la fai, Nico? Sto sull'ingresso una sessione di gioco. Eccolo qua, Nico. Ok, ragazzi, vi saluto. Quando siete pronti, partite, non ci sono problemi. Mamma mia, Nico, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Quanto cavolo ci è voluto, finalmente. Crashato tutti quanti. Aspetta, intanto... chiudi. Ah, chiudo, no, che no. chiudo lo streaming, chiudo. Che devo fare qua? Devo commentare, dai. Questa è una mappa. Com'è questa mappa? Dimmi un po', com'è questa mappa? È molto veloce sull'obiettivo di A, sicuramente c'erano il cecchino in fondo e proverà a bloccarli, però è molto dinamica soprattutto al centro. Ho visto pochi attacchi su B, mo vediamo come giocheranno loro. Seguiamo subito la. Secondo te perché pochi attacchi su B? Perché c'è il tunnel là che basta uno camperato là, blocca quasi tutti, è più difficile rispetto a che è più aperta, puoi bloccarvi con le stordenti in fondo, è molto più facile attacco là, però c'è il rischio del giro da dietro dai tetti. Quindi alla fine potrebbe essere più meccanica sul fatto delle stun, giusto? Esatto. Ok, allora intanto siamo qui per partire. Se non sbaglio, in difesa partiranno. Che partiranno? Mi sa gli NXG.
Vediamo, vediamo, quindi... Ah, seguiamo l'attacco dei... Blackout. Blackout che... Li ho visti meno adrenalinici rispetto alla LAN di Legnano. Cioè, hanno giocato molto bene il postazione, hanno giocato molto bene il postazione, però il risultato purtroppo è stato abbastanza schiacciante, quasi 100 punti. Chi vogliamo seguire? Non lo so perché sono andati tutti quanti Atlas, quindi ecco. Possiamo seguire tutti quanti insieme. Il bello è che hanno scelto già la classe, quindi vuol dire che stopperanno la partita, ed eccolo qua. Attenzione, intanto Apocalypse dice recovery, perché dopo la partita e blackout servirà un ricovero. Ci va pesante, ci va pesante, ragazzo. Infatti, gli Enix... Ma chi è sto Miracle? Ma perché non chiudono la stanza? Vuole fare il telecronista? Ho capito, ma chi lo conosce? Non hanno... È rientrato. Ma perché non la chiudono? Ho capito, ma perché non chiudono? O perché hanno pure qualcuno crash e poi non riesce a rientrare. Ma con l'invito puoi entrare, o partecipi dal party. Cioè, il non è... chiudere la sala vuol dire che tu che mi hai solo come amico non puoi partecipare. Ah, speriamo che Miracle non scelga la classe o esca. No, Miracle deve proprio uscire. Devi proprio levarsi dalle scatole per essere educati. Probabilmente, come si dice, non c'è due senza tre, quindi dovranno ristoppare per partire. La... Eccola qua. Olè! Si stoppa e ripartiranno. Allora, facciamo un pronostico sul commento della finale. A che ora? Le 2:30 di notte? No, fortunatamente posso dire che A2P l'ha organizzata abbastanza bene. Ha messo a numero chiuso 16 team, quindi è un torneo abbastanza ampio, però giustamente sono partiti come le altre One Day Cup col semplice fatto che comunque finiranno presto. Però almeno stavolta sembra che sono partiti in orario, poi sì, non poi sono per... aspetta un vai, secondo vai, un attimo vado a organizzare Danny. Non lo so, ce l'hai chiusa la sala? C'è un assalto di gente. Se esce qualcuno lo invidiamo noi, se cresce qualcuno. No, ma non si può partire, non si può partire, ragazzi. Chiedo la cortesia a chi ce li ha come amici di cancellarli, perché se la sala qui è chiusa, loro possono partecipare con l'invito o con il party. E se non ce l'ha nessuno, dimmi chi cazzo sono questi. Ok, forse questa è buona, ragazzi. Questa è buona. Non ci spera, Gladi. Ma più che altro, sai, beh, non è che sono amici tuoi. No, 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 non c'ho sta gentaccia. Io stavo correndo qui la lista amici, non li vedo. No, non li ho. Siamo partiti. Sì. Il blackout servirà un miracolo per vincere. Ci vanno pesanti, ragazzi, si... Ma tutto quanto contro blackout, il blackout. Se il blackout è in con sta mappa, voglio vedere dopo che inventano. Tutti che scappano dal party. Allora. Ce la facciamo? Vogliamo ripetere un attimo come è recovery? No, basta. L'attacco dovrebbe essere per il blackout. Ok, andiamo subito sul blackout. Sperando che non succedano danni. Andiamo su blackout danni, vai. Ok, allora siamo partiti, ragazzi, è buona. No, sono in Next Gaming in attacco, andiamo su gialli, ah. Andiamo su Next Gaming, perfetto. Come al solito, ho sbagliato. Andiamo su gialli.
Vediamo un po'. Ok, si prepara subito con la sniperata e non c'è nessuno, ragazzi. Com'è possibile che lì non ci sia nessuno? Tanto Slaser si è connesso, là. Si è connesso l'altro telecronista, non capisco perché, non so chi sia. Come ha fatto a entrare? E chiedo la cortesia, se ci sta sentendo, veramente di uscire, perché è una cosa vergognosa, non ti do neanche importanza, dico soltanto fai giocare questi ragazzi in pace. Jing contro 2. Jing contro 2 è rimasto? Mamma mia. Allora io dovrei mettere, eccola qui, perfetto. Andiamo a vedere Jing, eccolo qua. Allora, oh, questo non è un lag? Che lagga un pochettino? Oh my god, raga. Non so se sono io. No. Dovrebbe essere veramente la partita. Guarda là, oh, ma che è sparito. Sì, penso che con questa connessione probabilmente gli NXG faranno stoppare la partita. A meno che sia un problema nostro, ma non... Ora Jing. Andiamo su Danny adesso. Non so, ci vogliamo buttare su Danny? Anzi, voglio chiamare Danny, lo voglio un po'. Chi l'ha presa? Edos. Si butterà sotto probabilmente. Vediamo un po'. Yes. Intanto Jing fa subito una sniperata su Ricky. C'è uno sotto, io 3v4. Oh, pensa ragazzi. L'ha aspettato. Intanto è entrato questo Slaser, raga. Vergognoso. C'è Hendry che ce l'ha a sinistra. Ce l'ha sopra Hendry. Sì, effettivamente si sentiva. La bomba sta a terra, però. La bomba sì. Eccola lì. Oppela, madonna, è circondato. Non sa più a chi sparare. È rimasto Hendry contro 4. Ecco, era rimasto Hendry contro 4. E giustamente Icek dice: meno male che hanno cambiato host, lagga più di prima. Dove Icek, posso dire che prima laggava, penso perché sia un problema di Twitch o con lo streaming o con la tua connessione, mentre ora è proprio l'host, perché prima non sembrava che laggasse, a parte il ragazzo, se non sbaglio, Righi, che cascò crashò dal PSN, insomma. Che cascò, no, si può dire che sembra che si fa male, insomma. Andiamo su Lori, vai. Sì, mi piaceva molto sul postazione. Ora vediamo un po' Lori cosa combina. La mitraglietta, questa la fa più veloce rispetto a Edos dei Blackout. Infatti prende posizione, prende piede nella mappa. Sì, ma è rimasto 2 contro 2, ragazzi. Mamma mia, grande doppia velocissima. Uno contro uno, sì, in assoluto uno contro uno, si è sentito dashare prima, infatti sta mirando come se dovesse uscire da lì. Lori lo aspetta oppure attenzione. Il cambio di bomba su B. Più che il cambio di bomba bisogna prima prendere la bomba, Nico. Ma sicuramente allora Dani avrà visto la bomba perché è camperato là dentro che aspetta Lori. Infatti. Eccolo, lo vede Lori, vediamo se riesce a portarsi fuori la terza kill. Oppela. Prova a scappare, ma la bomba intanto l'ha presa. La bomba l'ha presa. Grandissimo brain di Lori. Che si butta su B. Vediamo cosa combina Danny invece. Danny lo stava ancora aspettando. Vediamo un po'. Adesso si dovrebbero scontrare, no? Vediamo un po' cosa succede. Oppela, si è sentito un cambio arma. Eccolo qua, Danny l'ha capito, l'ha sentito, ragazzi. Eccolo, cerca, gli sta dietro, lo uccide. Il cambio d'arma ha fregato il povero Lori. 2-1 Blackout. Manda in vantaggio i Blackout. E per chi aveva pronosticato il 6-0, già mi deve dare una piotta, 100 euro che si è giocato, insomma. Due piotte, una a testa per me. Una a me e una a Nico, insomma. Comunque 2-1 per i Blackout. Dopo una grandissima azione di Lori che ha fatto una doppia veramente veloce, soprattutto la seconda sopra, che ha ucciso da quello sopra il tetto, che insomma non era una cosa molto facile. La vediamo ancora Edos. La differenza è Edos prende la bomba con la R e aspetta dietro che liberano A. Invece Lori si buttava proprio lui a liberare la bomba. Sì, effettivamente Edos va più calmo aspettando i propri compagni che fanno le kill, mentre Lori si rendeva più propositivo. Bello. Ma ora
Ora sono 3 contro 1. L'hanno visto? L'ha visto? L'ha visto Edos, mi sa. No, non l'ha visto. Pensavo che ha cambiato il posizionamento, ecco, della bomba. 3-1 blackout. A proposito di pronostici. Forse non sappiamo il perché questo idiota partecipa, però si sta guardando la partita. Non gli piace lo streaming, si vede. Evidentemente non gli piace lo streaming, come dice Nico. A me dispiace, perché dispiace, però... Non... guardiamo... Che ci guardiamo? Guardiamo Slazer, va, che non l'abbiamo mai... No, Slazer... Ma che Slazer? Quello si sta buttando di sotto, Slazer. Allora, pensa, ha preso la bomba. Si è buttato su B, ragazzi. Ha fatto un po' la cosa contraria che hai chiesto te. Infatti, eccolo là. Non è andato dentro grotta, bensì è passato da mid. Era riuscito a passare, ma poi non c'è stata la prontezza dei propri compagni ad aiutarlo. E quindi ci troviamo ora con Gialli che muore. Quindi hanno lasciato da solo Lori contro 3. Lori contro Righi, Edos e Henry. Intanto nella chat Shoot spera nel comeback dei Next Gaming. Lori, vediamo un po' cosa può combinare. Oddio, sembrava vivo, ragazzi. Se ero io gli sparavo a quello morto lì per terra. Intanto Lori l'ha visto, lo vuole distruggere, lo pusha e lo ammazza. Però ha segnalato la posizione, stiamo attenti, l'ha visto un altro. Oddio, se ne porta via il secondo. Cambia arma. Oddio, l'ha visto anche il terzo dentro mid. Oddio, no! Mamma mia, cosa stava facendo Lori? Ha rischiato il miracolo Lori. Cosa stava facendo Lori? Che azione! L'immortale Righi. Ma no, dai, guardate questo è il gioco di Call of Duty. Spari a un muro e ammazzi l'avversario sopra un tetto. Secondo me ha fatto il flipper quella pallottola sbattendo su quel muro. Comunque complimenti a Lori che si stava portando a casa il round, ma i blackout si erano comunque ben posizionati. Andiamo da Edos, che ha preso la bomba ancora una volta. Adesso chiamo Danny, che sta facendo 8-2. Vediamo un po'. Hai parlato di Danny che sta facendo 8-2, è morto subito. Io direi di cominciare a stare zitti, Nico. Comunque, 2v2, Edos e Righi contro Pence e Lori. Edos c'ha la bomba e va avanti così? Sì, sta pushando allo start loro, infatti eccolo là. Che proprio... Un cambio di bomba, probabilmente. Ecco, si è sentito un po' laggare. Voleva provare sì il cambio bomba, dici, ma doveva stare abbastanza vicino al proprio compagno. Perché penso a logica, uno sta su, uno subite Next Gaming, no? E se tu stai vicino, se ti ammazzano a te o al tuo compagno, tu riesci a portarti dietro anche l'avversario. Invece così ti ritrovi a stare uno contro due. Sì, bomba. Ma guarda la differenza tra il gioco del Blackout e Next Gaming. Prima i Blackout, quando erano rimasti 3 contro 1, erano tutti vicini in una zona. Invece Next Gaming si sono divisi per le bombe. Cioè, chi è su B e chi è su A. Dov'è? Infatti c'è Pence che campera su A e Lori su B. Ha pagato meglio la tattica di Next Gaming. Sì, sono molto più caudi. Ecco, guardate qua. Lo attendeva. Allora, questa è una buona posizione, che bene o male riesce a vedere chi ti viene da grotta e chi ti viene da mid. Quindi... ottima posizione per Next Gaming, che stiamo sistemando molto bene, si sono portati 4-2. Probabilmente ci potrà essere anche il comeback chiamato da Short. Intanto io mi guardo Pence che farà la sniperata. Oddio, ne vede uno, vola in aria, mette il mantello di mette il mantello di Superman e se le porta via uno. Passiamo da Lori con la bomba. È arrivato vicino a... Oddio Lori, eccone un altro. E attenzione, hanno tirato tutte e due blackout, muore Gialli. Hanno pushato i blackout. Sta portando a beneficio questa pushata. Andiamo da Pence che sta contro due. La bomba è a terra. Vediamo un po' come stanno posizionati. Sono i blackout che giocano più vicini, tutte e due su A. Mi sa che hanno visto la bomba, però. Sì, probabilmente sì. Perché sono tutte e due lì sotto con la bomba a terra. Infatti pensa a cosa fare. È una cosa molto complicata. Ecco, ne ha visto uno, scappa, ma c'è anche il secondo che lo pusha. Oddio, gli è saltato nella testa. Mamma mia, era sai visto che ha fatto? Vai, blackout qua. Sì. Cioè lui ha saltato, è cascato sopra la testa del blackout.
Comunque, bravi, bravi Blackout che hanno pushato in questo round e hanno fregato in Next Gaming. Sono stati molto abili questi due ragazzi, che erano Ricky e Danny, se non sbaglio. Sì, la cosa che ho notato è che i Blackout riescono a dual teamare più spesso l'avversario rispetto a Next Gaming. C'è un caso quando uno dei Next Gaming fa shot lo prendono subito dopo, cioè quelli del Blackout molte volte riescono a salvarsi. Effettivamente sì. E adesso mi voglio guardare Danny, che non lo guarda finora. Ha messo la mitraglietta e sta pushando. Pusha sua, sta dietro la bomba. Oppela, pensa, si porta subito via Ricky. E quindi eccola là che stanno. Madonna, stavo dicendo stanno caudi. Bella. E Danny se ne porta via uno. Ma se senti, 2 contro 3. Oppela, gialli, gran kill. Rimane Eidos. Segnala la propria posizione. Oddio, probabilmente sta messo un one shot. Stava messo un one shot, sì, perché sì, l'ha buttato giù in mezzo secondo. Eccola, è quasi finita. È finita, giustamente. Era un po' complicata. 1 contro 3 su questa mappa. Che... Sì, questa mappa poi è pure piccoletta. Quindi basta uno sparo e farsi notare. Farsi notare, insomma, che poi arrivano subito gli avversari addosso se sono abili. Quindi 5-3 per i Blackout. E allora i Next Gaming sono in attacco. L'attacco, purtroppo, quando l'avversario sta a 5, potrebbe essere molto scoraggiante, perché comunque devi riuscire ad arrivare a piazzare la bomba. Ora stanno andando veloci su A, ma anche positiva, perché eccolo qua Lori, vediamo se riusciamo a fare la prima. Eccolo, l'hanno preso. Ok, l'ha presa Gialli, l'ha presa. Eppela. 2v2. 2v2. Gialli l'ha visto. Lori è andato a controllare dietro, pensando alla pushata. Eccola qua, niente da fare. Hanno fatto una doppia kill i Blackout, che si sono portati a casa con un 6-3 Lamcovery. La terza mappa cos'è? Terza mappa abbiamo, lo sai che non lo so, vado a vedere subito. Quarti di finale. Tanto ricordo che è aperto anche un 1 contro 1 cerca e distruggi con regole sport, ragazzi, si vince un Assassin's Creed Unity a codice, anche se è per Xbox One, comunque uno si mette qualche soldino da parte in quella maniera. Comunque Applic Comeback. Se possiamo dare qualche risultato, abbiamo il 2-0 dei Next Gaming Supremacy contro New Real. Quindi chi vincerà questa partita andrà automaticamente contro i Next Gaming Supremacy. Esatto. Vediamo se i team si sono concentrati su Uplink oppure si sono concentrati solo su cerca e distruggi e postazione. Icek intanto qua nella chat dice non sappiamo scommettere, e noi lo confermiamo, non sai scommettere, lascia, non è il tuo forte. Per quanto riguarda Uplink, non è una modalità molto semplice, per chi gioca da poco posso dire è ingiocabile. Chi gioca da parecchio, perlomeno da quando è uscita la modalità, inizi che stai fomentatissimo, che ti senti il Michael Jordan di Call of Duty. Lo dico perché sono uno di quelli, però poi prendi schiaffi, cioè becchi una squadra che sa giocare l'uplink, un tiro alla Michael Jordan, ma gli altri te ne fanno 20. Ecco, bravo, ti devasta. Tu fai un tiro da Michael Jordan, loro ti schiacciano come Rikishi del wrestling, insomma, per chi lo conosce. Allora, vediamo un po' se questa volta sono un po' più veloci. Ecco, bello, che bello. Non posso partecipare a meno che mi invitano. Quindi è la spiegazione del perché prima quello come faceva entrare. Lo invitavano evidentemente. Boh, aspettiamo l'invito. Proviamo ogni tanto ad entrare. Niente. È inutile provarci. È privata. Ok, mi è arrivato l'invito. Perfetto. Andiamo. Mi ci fiondo. Mi ci butto. Dovrebbe mi essere questo. Ficco. Mi ci ficco. Oh, ok, speriamo che riesci a entrare subito ora. Ti invito, Cyber. Per ti hanno già invitato. Che dice che Slazer dice le posizioni. C'ha ragione. Non mi ti fa invitare, Cyber. La colpa è a loro che non chiudono la lobby perché più volte.
Ma guarda, Shoot, io capisco il tuo nervosismo, sono anche io in primis nervoso. Aspetta, ora ti posso invitare, Cyber. Sono anche io nervoso in primis, però intanto salutiamo no, i Complexity. Primis, sono loro, non chiudono la lobby. Ma più che il chiudere la lobby è il semplice fatto che sì, può dare le evidentemente poteva anche comunicare le posizioni, però se tu hai notato, a prescindere è una cosa sbagliatissima, però se sei riuscito a notare, lui ogni volta si suicidava e cambiava formazione, ogni volta stava con i Next Gaming e una volta stava con i Blackout, a prescindere che comunque sia è una cosa sbagliatissima. Come gli dava le posizioni nel party? Non ci sta, su Skype non penso che lo usino, magari non gli dà le posizioni su WhatsApp, ma è matto. Sì, comunque sia, comunque sia, come mi è stato detto, ed è vero, dovevano stoppare la mappa e parlare bene a Slice, lo minacciavamo e lo mandavamo via. Però parte la terza mappa Uplink. Io voglio vedermi un attimo Pens. Mi sento che pensa bene con la mitraglietta, eccolo lì. E probabilmente, eccola, ha cambiata subito. Mamma mia, io ho tirata. Con 2R stanno. 2R e gli prova a fare il giro lui, prova a chiudere lo spawn qua a sinistra. 3R tranne Lori. Lori prende. No, ma non ho fatto il tempo a mettere Lori per la palla. Tanto sono in due out, 2v2, la palla prende Pensa. Eccola qua. Eccola qua, ragazzi, ora comincia a fomentarmi io. Oddio, deve scappare. Scarpa Pensa, scappa Pensa. Oddio, stanno tutti là. Tirala via, tirala via, fai un qualcosa. Aspetta, prova. Oddio! È inseguito. Penso non ha supporto, Tira quella palla. No, peccato. L'ha presa Andy, l'ha presa. No, ragazzi, io seguo chi ha la palla, vi premetto. Andy. Oddio, la tira. Non lo fa! Oddio, clamoroso. Ecco. Che sfiga! Chi l'ha presa? L'ha presa Eidos. Sì, la schiaccia dietro e si fa subito due punti. Si fa subito due punti, Blackout. La palla al mid, ritorna al mid la palla. Ah, un paio di kill, di Danny. Scappa nel proprio uplink, inseguito dietro, seguito da Gialli che ne fa fuori due, grandissimo Gialli. Chi l'ha presa? L'ha presa Gialli, si deve buttare. Devono assolutamente fare i punti, anche uno alla volta, non è un problema. Oddio, prende qualsiasi via possibile. No! Di un niente, è stato colpito Gialli. Scazzottata, ma Gin prende palla. Palla Gin! Niente. Madonna, no! Che sfiga, ragazzi. Erano arrivati tanto vicini, ma sta ancora lì la palla, eh. Sta ancora lì la palla. E fanno il punto, lo fa Pence. 2-1. 2-1, ah, l'ha tirato.